Bentornati ragazzi, sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Food, benvenuti nella player review di Babacar Inform versione 73. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passati da Bitcoin FIFA, troverete il link e codice coupon malati 15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Kuma Babacar, attaccante senegalese della Fiorentina in questa sua versione Inform. Devo dire che è divertente a parer mio giocare con questo giocatore, perché è un argento if e non ci si aspetta nulla di particolare, ma è invece in grado di stupire, come mi ha stupito il suo gol di tacco. Il mio primo gol di tacco l'ho fatto con questa carta, l'ho fatto con questo giocatore. Comunque parliamo per l'appunto del suo tiro, 77 generale con 79 piazzamento, 78 finalizzazione, 82 potenza tiro, 70 long shots, 69 tiri al volo e 79 rigori. In game ho riscontrato un ottimo piazzamento, aiutato dal suo workrate più propenso all'attacco con alto medio. Ed ha anche un'ottima potenza, tiro. Tira di quelle bombe anche dalla distanza, anche se non entrano però, eh. Non sono proprio un contro i suoi long shot e la sua potenza tiro. La cosa che più mi è piaciuta è il suo tiro a giro, ragazzi, davvero bello ed interessante. Se tirate a giro di precisione con lui, state certi che può far male al portiere. Poi ha anche 4 stelle piede debole, che in game non sembrano proprio, infatti sembrano per me 5 stelle piede debole, perché potete tirare tranquillamente di destro o di sinistro. Ha una finalizzazione sulla carta giusta, perché in game a volte sbaglia anche davanti al portiere. La sua velocità è così e così, 79 con 76 accelerazione e 82 velocità scatto. Parte bene, però poi viene raggiunto dagli avversari. Ha 69 di dribbling, suddiviso in 78 agilità, 59 equilibrio, 71 riflessi, 76 controllo palla e 63 dribbling. Ho riscontrato subito il suo scarso equilibrio ed il suo controllo palla, non è dei migliori. Soprattutto quando parte si allunga troppo la palla. Ha una forza davvero interessante, con 90 sulla carta, e si nota che riesce col fisico, più nello specifico con la forza fisica, a tenere palla. Ha 78 di fisico generale con 74 elevazione, 78 resistenza e 90 di forza per l'appunto. Devo dire però che si stanca poco, quindi ha anche una buona resistenza. Con 78 scusate, sulla carta non è proprio vero. Sembra più un 85 per quanto corre durante la partita e quanto si stanca poco secondo me. I suoi passaggi sono discreti, con 56 suddiviso in 53 divisioni, 51 cross, 66 precisione su punizione, 61 passaggi corti e 47 passaggi lunghi e... 73 effetto che si sente anche nei tiri, quelli a giro soprattutto, anche se però nei pallonetti non è proprio preciso. Comunque è un buon valore. Invece non mi sono piaciuti affatto i suoi lanci lunghi, riuscivano 1 su 4 per farvi un esempio. I calci piazzati non sono proprio il top, io personalmente non li ho fatto battere nessun calcio piazzato perché... non sono esperto nei calci di punizione, quindi se voi lo siete di più potete anche provare con lui a tirare qualche punizione. Colpo di testa buono, ha come caratteristica colpo di testa potente. Io personalmente non tanto riuscivo a prenderla di testa, perché forse non staccava bene di testa, non riusciva a fare il salto giusto, nonostante sia alto 1,91 m se non erro, non la prendeva tanto bene di testa. Però se la prende riesce a far male al portiere. Io l'ho utilizzato in un 4-1-2-1-2 con Vargas e Cioci Fernandez, if. Mi sono trovato bene. Lo stile intesa che vi consiglio è uno che aumenta un più 3 di tiro e di dribbling, perché ha bisogno di aumentare il suo dribbling, che non è proprio il top. Riassumendo, pro, tiro a giro, potenza a tiro, 4 stelle piede debole, forza e piazzamento. Contro, equilibrio, controllo palla e passaggi lunghi. Il voto che gli ho dato è un 7,5. Per me è un giocatore interessante, divertente, e se vi fate una squadra argento vi consiglio di provarlo. Poi costa poco di meno di 100k, non costa neanche 100k, io personalmente l'ho pagato sugli 80 circa, quindi se volete provatelo. Dunque ragazzi, la review termina qui,
se vi è piaciuta, non dimenticate il mi piace, non dimenticate l'iscrizione a questo canale, non dimenticate di passare anche nelle nostre altre review, troverete tutto qui nel video con una bella annotazione, sia lo scorso e i due scorsi video, alla nostra playlist delle review, non dimenticate di mettere mi piace anche alla pagina Facebook, troverete tutto qui in descrizione, e che dire ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta, vi ringrazio e ci vediamo con un nuovo video.